Sono state 3 giornate intense che hanno visto il coinvolgimento quanto di meglio proponeva il movimento del calcio a 5 maschile e femminile. Si è conclusa con una vera festa sia in campo che sugli spalti del Palasarrano di Patti, la 3 giorni dedicata al calcio a 5, in cui sono state giocate le finali femminili e le Final Four maschili con la vincente chiamata a rappresentare la Sicilia in ambito nazionale. Un test molto importante anche per la città di Patti che ha superato in maniera brillante questa sfida. Ma il bilancio è sicuramente positivo, 3 giorni che ci hanno consentito un ritorno d'immagine non indifferente, non ci siamo lasciati sfuggire l'opportunità che la Federazione Italiana Gioco Calcio ci ha concesso, quello di promuovere, quello di patrocinare un'iniziativa e quello di condividerne anche le gioie di un momento che si è poi sintetizzato in questi 3 giorni. Tutte le squadre partecipanti hanno rispettato quelle che erano le attese della vigilia, con la giornata conclusiva che ha regalato 2 gran belle finali. Hanno iniziato prima le donne con la sfida che ha messo di fronte Meta Catania e Futsal Academy Canicattì. Una bella partita tirata incerta fino alla sirena. A prevalere sono state le ragazze della Meta Catania, apparse nell'occasione ciniche e spietate in zona gol, ma l'attesa principale era tutta rivolta alla finalissima maschile che doveva decretare la squadra chiamata a rappresentare la Sicilia durante la fase nazionale, e questa sfida se la sono giocata Marsala e Mistral Accadini. A prevalere è stata la formazione lilibetana che l'ha inseguita e l'ha sognata, riuscendo a conquistarla al termine di una partita tirata e in bilico fino al ridosso della sirena. Alla fine, nella bolgia dei festeggiamenti, abbiamo raccolto una breve dichiarazione del presidente regionale della FIGC, Sandro Morgana, presente all'evento. Tanto entusiasmo, tanto agone, veramente tanta correttezza. Io credo che è stata una partita corretta, veramente tutte e due sono state corrette, quindi alla fine ha vinto il migliore, come si dice nello sport. E come ho ripetuto ai ragazzi, quando si vince non bisogna autoesaltarsi, così come non bisogna fare tragedie quando si perde. Dobbiamo avere tutti la capacità e fare un grande sforzo perché anche il calcio ritorni ad essere una cosa normale.